La BCC Buccino Comuni Cilentani è pronta per le nuove sfide del sistema bancario 4.0 e per affiancare il territorio nei processi di trasformazione digitale. Con questo tema si è aperta ieri l'Assemblea Generale dei soci della BCC Buccino Comuni Cilentani, svoltasi presso i locali dell'Hotel Araba Fenicia ad Altavilla Silentina. La banca cambia, divenendo sempre più partner di servizi e abilitatore di business, con un'offerta innovativa sempre più vicina e semplice. Semplificata per le famiglie, i giovani, le imprese, promuovendo uno sviluppo sostenibile. Il bilancio di questi esercizi è sicuramente positivo, un ulteriore anno di grande vicinanza alle nostre comunità e a me piace sottolineare soprattutto le attività. Il bilancio sociale penso che sia espressivo di una forte presenza, di un sostegno all'economia locale, alle tante iniziative che il territorio fa. La nostra è una banca che sicuramente si presenta all'appuntamento della riforma con i conti in ordine, così come avevamo detto, l'operazione con la BCC di Buccino, tra la Buccino e la Comune Cilentani, hanno dato al nuovo istituto grande solidità, grande possibilità di avere un futuro migliore. Ci apprestiamo a questa importante tappa, che è quella della partenza del gruppo bancario cooperativo, con l'entusiasmo e con la giusta preoccupazione del cambiamento, però saremo protagonisti, vogliamo esserlo, nel portare le esigenze e le istanze del nostro territorio. Per me sì, è una bella soddisfazione, io sono un po' la faccia, no, di colui che rappresenterà il credito cooperativo campano, un po' meridionale nel gruppo ICCREA, però io vorrei essere il rappresentante e sono lo sforzo di ogni socio, di ogni cliente che ha investito in quasi questo anno, in questo secolo, nei nostri istituti, perché se potrò rappresentare la nostra comunità è perché ci sono stati fondatori di banche, soci, cooperatori che hanno fatto bene e che oggi danno la possibilità a me di poter partecipare alla costruzione del futuro gruppo. Io mi sento caricato di queste responsabilità e spero di essere in grado di poter portare la nostra voce, una voce di una piccola banca, di una comunità che ritiene il credito cooperativo fondamentale per lo sviluppo delle nostre comunità. Presidente, per la BCE magari più flessibilità sarebbe un modo migliore per fare banca. Ma guarda, questo è un tema su cui potremmo parlare tanto. Io l'ho detto più volte, il vero cambiamento non è la riforma, il vero cambiamento è la vigilanza europea, che purtroppo tende a uniformare, tende un po' ad omologare gli istituti, partendo da concetti che possono essere pure giusti, cioè noi amministriamo i risparmi di tante persone, proprio per evitare che ci siano rischi per la clientela, per coloro che danno fiducia alle banche, c'è bisogno di regole patrimoniali certe. Certo, applicare delle regole con un'unica misura alcune volte diventa un po' difficile per le banche, soprattutto quando si tende poi a massimizzare metodologie, strumenti, algoritmi. Questo può essere visto da parte di clienti, dalle banche, con un po' di difficoltà. Io penso che le due cose si devono sposare. Noi dobbiamo essere ambiziosi nel dare numeri molto solidi alle banche, in dare metodi, in dare la possibilità di avere dei bilanci che hanno maggiore capacità di trasparenza. Questo significa poi perdere di vista il contatto con le persone? No, cioè quello secondo me è una caratteristica che non dobbiamo perdere. Noi dobbiamo sforzarci di far capire ai nostri clienti che per poter accedere al credito sono cambiate le regole, e questo lo dobbiamo fare, ci dobbiamo sforzare di farlo in modo veramente con tanto impegno. Non sono due cose contrapposte, non è facile, alcune volte ci sono logiche che veramente comprendiamo poco, però è pure un alibi, è quello di dire colpa di Tizio, di Caio, della vigilanza. Io penso che noi dobbiamo fare il nostro dovere, lo dobbiamo fare anche con delle regole che sono un po' più certe, ma sono convinto che se lo facciamo, ci sforziamo e facciamo le persone per bene, probabilmente le due cose non sono incompatibili. Noi siamo al servizio delle nostre banche, le banche non sono nostre. Io lo ripeterò all'infinito.
Noi abbiamo soltanto l'onore di poter rappresentare le nostre compagini sociali, i soci, ma le banche non sono, e quando non sono nostre, le regole non è difficile poi applicarle, perché sono scritte nei regolamenti, negli istituti. Poi se c'è qualcuno che non vuole applicare le regole dallo statuto, ma vuole applicarle sulla base di proprie intuizioni, forse lo potrà pure fare ed è bravo a farlo, si ha ottime intuizioni, ma questo non sempre è indice di capacità di governare i rischi, perché poi se succede qualcosa, oppure se questo intuito si disperde con il tempo e non è affidato ai singoli, ma deve essere affidato agli istituti, poi vediamo che quella capacità concorrenziale può diventare un rischio. Io dico che ci vuole molto equilibrio e ci vuole buon senso. Noi cerchiamo di fare banca nel modo migliore.